Saturnino, più invecchi più diventi bello. Guarda, guarda, roba... non so come faccio. È una cosa, più va avanti con gli anni, più... eh? Facciamo un ultimo urlo per Saturnino! Saturnino. Ciao, occhio, Milano! Che qua si quasi scivola, quasi scivola. Ci aspetta una serata pazzesca. Stasera siete tantissimi nonostante la pioggia e questo grazie, grazie, grazie davvero. Grazie, grazie davvero. Mille. Milano, sei bellissima! Ma lo sappiamo che siete qua solo per vedere noi perché? Due. Perché? Il solo pubblico per vedere è venuto, noi due, allora io partirei subito con una poesia di Montale, che è quello no, per cui siete venuti. Ma no, guarda, non credo che siano venuti. No, Perigiare, no, palle. No? Ma no, non credo. Per chi sono qua? Ma no, ma sono qua per vedere, per ascoltare i cantanti, perché tra poco arriveranno 10 cantanti meravigliosi, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra, diretta dal maestro Bruno Santorio. Un bel applauso! Stasera solo musica rigorosamente dal vivo. Bravo. E scopriamo chi sono i primi ospiti con la prima scheda. Hanno segnato un'epoca fuori e dentro la musica. Dopo il poker al forum sono pronti ad infiammare anche l'estate. La loro storia è proprio un bel viaggio. A Radio Italia Live, il concerto, gli Articolo 31! Ciao Milano! Ciao Milano! Com'eravamo belli in queste vecchie foto. Due martelli anche se non battevamo chiodo. Io e te scappati da un quartiere velenoso, a differenza loro abbiamo trasformato l'eternità in oro. Da dove scegli, o lavori per due spicci o spacci pezzi, per noi era una miniera di diamanti grezzi. Vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione anche senza farci funghetti. La fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma ai nostri non bastava, come la busta paga. Non volevamo una storia italiana con la prima che ci sta, che metti in cinta e ci metti su casa. Non volevamo crescere, ma è successo tutto un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'è la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, era un bel viaggio. Poi ce l'abbiamo fatta, all'inizio era una pacchia come Frank Sinatra con la mafia, ma poi diventa lavoro, lavoro diventa ansia, tipo che ti senti solo a mandare avanti la baracca. Puoi darsi il 5 ma senza guardarsi in faccia, solo perché squadra che vince non si cambia. Ma se sei in gabbia prima o poi scoppi di rabbia, come un bimbo che si porta via la palla. Vaffanculo, basta! Così che dopo abbiamo scritto il manuale su come trasformare un socio in un rivale, su come misurare vita e successo. Che se a me va male godo perché a te va peggio. Non volevamo crescere, ma è successo tutto tanto. E fai tutte le cose che anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'è la famiglia e dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però un bel viaggio. Milano, fatti sentire per DJ Jack! Davvero, lei ti ha lasciato il rilievo, tua mamma volate il cielo, al funerale non c'ero, un uomo come il vino, il tempo lo impreziosisce, invece quello cattivo, invecchiando si inacidisce, quindi che l'orgoglio si fotta, siamo stati due coglioni, infatti funzioniamo in coppia, nella vita di amici li scegli, noi siamo quelli che si vogliono bene anche quando si fanno la guerra, come i fratelli, non volevamo crescere. E fai tutte le cose che giuravi non avrei.
Live Italia, grazie maestro. Adesso il momento emo l'abbiamo fatto. Possiamo fare casino adesso? Vai. Io mi ricordo con l'ente di Natale, campi di grano andati nella provincia, e il tragico Fantozzi, la satira sociale. Oggi cerco Luttazzi e non lo trovo sul canale. Comunque sono un nuovo cittadino, tornato serie del telefonino, un bicchiere di vino con un panino, provo felicità, lo stesso fa il trenino. Un santino in salotto, lo prego con i micole da lotto, c'è risotto con risotto, ma è sotto che mi fa diventare milionario come Silvio, con giornale di Paolo e tanta fede di Dio. Quest'anno ho avuto fame, ma per due settimane ho fatto ricco a Porto Cervo. Che bello! Però ricordo con l'ente di Natale, campi di grano ora il cane da buttare. Mi importa poco oggi, io vado al centro commerciale e il mio problema è solo dove parcheggiare. Oh 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 oh, ma a me non me ne frega tanto. Oh 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 oh, io sono un italiano in canto e datemi fiorello e panariello alla TV. Sono un italiano meglio nel blu dipinto di blu. Io sono un bravo cittadino onesto, bevo al mattino un bel caffè corretto, dopo cena limoncello, impaccata la tequila, la gazzetta d'inverno e l'estate. Che bella la vita di una stella marina, Martino, quella della velina, l'amore è buona rotonda, piccola barca va, piccola barca fonda. E intanto sto perdendo sulla patente il buco, e un'auto blu mi freccia a cagliare. Che canto, oh 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 oh, ma a me non me ne frega tanto. Oh 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 oh, io sono un italiano in canto, non togliermi il pallone che non ti disturbo più. Sono un italiano meglio nel blu dipinto di blu. Ma spero che un sogno così non ritorni mai più. Mi voglio svegliare mai più, ti voglio fare vedere che sono proprio un bravo cittadino. Ho il portafoglio di Valentino, l'importante è quello che ci metto dentro. Vado con il vento a sinistra e destra, vado in centro fino a consumare le suole, ballo cazzoli spagnole con i nomi sforzo a seguire il padrone. Penso fare l'amore alla villa di Briatore, la donna senza ascensore, la donna del cacciatore. A quale male minore? L'amore! Sua eccellenza monsignore, ancora baciamo la mano, che bel miracolo italiano. Oh oh oh, tutti! Oh oh oh, io sono un italiano in canto e datemi il fiorello e il panariello alla TV. Sono un italiano meglio nel blu dipinto di blu. Oh oh oh, oh oh oh, ma a me non me ne frega tanto. Oh oh oh, oh oh, io sono un italiano in canto, non togliermi il pallone e non ti disturbo più. Sono nel blu dipinto di blu. Milano, un urlo per gli articolo 31. Si va, funky DJ. Sulle mani a tempo con noi! Questo suona funky, questo suona tranqui, perché io la musica la tratto con i guanti. Sei che legamenti, se mi senti ti accendi, via le vibrazioni, segui i movimenti. Faccio sorridente, beviamoci una birra,
l'animatore che sta sulla regia, l'intrattenitore che viene dal quartiere, tu muovi il tuo sedere e fammi fare il mio dovere. Sai che tranqui significa tranquillo, e su questo funky mi sciallo lo strillo, come il palmacotto, dimmi se è il mio nome, e allora dillo! E tranqui funk è il nome del mio ballo. Mi ricordo i tempi in cui eravamo in 20 a muoverci col funky. Oggi siamo in tanti e domani saremo. Adesso muoviti con me, ai piatti di JJ, butta giù la base e quando entro in fase ci sputo su una frase, come sempre, rigorosamente in rima, fatti sinfonici. Ba-ba-ba-ba-ba, baciami piccina sulla ba-ba-ba-ba, tipi-tipi-tipi-di bocca piccolina, muoviti arrabbiato tipo playmate di Playboy, ok? Tutto fila liscio come con il casa day, e ci sei, ci siamo, andiamo, sono pagato in pieno, vi amo! E tanti funky come siamo e sulle mani! Ma è inutile parlare se nessuno. Dunque io ringrazio tutti quanti, specie la mia mamma che mi ha fatto così funky. A me piace la musica quando trasmette i sentimenti, dire le mie cose senza complimenti, bere birra, fare tardi accidenti, ballare con le tipe con i vari strumenti. Sono in posizione, portare funky nella mia nazione, è la mia missione. Se vuoi darmi una mano fatti avanti, scendi in pista tranqui e ballati sto funky. Casa nostra, il nostro cuore, grazie, grazie, grazie a tutti, grazie Radio Italia, soprattutto grazie al maestro e questi fantastici musicisti, grazie magnifico mille. Magnifica orchestra, complimenti. Magnifica orchestra, ragazzi, spaccate tutto. Articolo 31! Eccoli! La colonna sonora della nostra si giovinezza. Può andare avanti o piove troppo? Sì, andiamo avanti. Si può dire che voi siete un po' gli articolo 31 della presentazione dell'ospite. Ma lo sai, che, ma lo sai che è un onore che tu lo dica. Ma chi è Axe Jed dei due? Chi è che è? È lui, è lui. È lui? Tu sei Axe, lui. È quello più alto, è quello più alto. Però tu hai quasi il pizzetto, dai. Che cosa, qual è l'emozione nel riprendere dopo tanto tempo il vostro bel viaggio? Ma guarda, alla fine è veramente una bomba, perché siamo gli stessi idioti di sempre, come noi. Quindi ci divertiamo, però alla nostra età si impara a mettere da parte l'ego, l'egocentrismo, e quindi le cose che una volta ci davano sui nervi l'uno dell'altro adesso ci fanno semplicemente ridere. Ridiamo come due pazzi. Cioè veramente una goliardia ritrovata. A proposito di divertirvi, ieri sera avete riempito il forum, se non sbaglio, è stato un grandissimo concerto. Sia ieri sera che l'altra sera. Esatto. Jed ci tiene a mettere i sold out, sulle mi sembra giusto. E anche settimana prossima, no? Esatto. Allora, l'estate degli articolo 31 come sarà? In tour. A luglio partirà il tour estivo, adesso abbiamo le ultime due date al forum, che è il 24 e il 25, ma sono sold out, mi spiace, non ci sono più biglietti. Sold out. Sì, poi finito il tour RSA però, ok. Sì, sì, quello di... Infatti voi siete nell'età ormai dei venerati maestri, no? Quindi quale? Da maestri... Potremmo insegnare un po' ai ragazzi come si fa a fare le rime, perché non è per niente facile fare le rime. Facciamo così, un esercizio. Allora, se vogliamo noi iniziamo fare una frase delle rime, lo facciamo. Ma io una cosa che c'ho da insegnare. Esatto. Ai giovani del rap italiano, non ascoltate chi fa l'esperto o il vecchio maestro, mai. Esatto. Vabbè, però ci divertiamo stasera, ci proviamo stronzi, lo stesso. I soliti stronzi, esatto, sono meglio, esatto. Per esempio, iniziamo una frase e voi provate ad andare in rima. Vai. Allora, i monopattini in sharing, che bella invenzione, anche se molto spesso alla guida c'è un grandissimo signore, vedi? Un signore. Vedi. Di Piazza del Duomo da sempre io vado pazzo, se non fosse per i piccioni
perché un po' rompono l'andazzo. L'andazzo. Non è male l'andazzo. L'ultima. Quasi più bello. Luca e Paolo sono due allegri gonzi, ma in tanti pensano che siano solo due nati pronti. Oh. Articolo 31. Clean version. Ciao a tutti. Ciao Milano, divertitevi. Viva Radio Italia. E ciao ragazzi. Fuori. Piazza Duomo, ci siete? Però quelli che non sono stasera qui, a quelli che non sono stasera qua, ricordiamo che il concerto è trasmesso su Radio Italia, Solo Musica Italiana, Radio Italia TV, radioitalia.it, tutti i nostri social, Sky 1, Now e TV 8. Oh! Ditata, mi sono fatto male. Sì, mi raccomando. Ma il motivo per cui anche ogni anno io e Luca accettiamo di presentare questo evento è, beh certo, è uno solo, cioè per collegarci con il backstage. È una delle voci di punta di Radio Italia, Solo Musica Italiana. Che ha una grande passione, sappiamo. Una bellissima ragazza, vabbè, oddio, ragazza ormai, che va pazza per la musica. Manola Mosley, dove sei? Allora, sì, ciao ragazzi. Innanzitutto la premessa è che siete molto più belli in video che dal vivo, questo va detto. Sì, uno dei grazie. Ma di solito è il contrario, per fare un complimento. Invece nel vostro caso no. Io sono nello Sky Track, è un posto privilegiato del backstage. Certo. Da qui sono andate in onda le dirette, chiaramente dalla piazza, e qui si presenteranno anche tutti gli artisti del concerto. Ora, voi mi invidierete tantissimo, purtroppo questo è un lavoro duro, qualcuno dovrà pur farlo, e allora, è certo, tocca a me accogliere Elodie. Allora, che se posso dire, non ha il vostro problema, è bella dal vivo, è bella in video, sei meravigliosa sempre, Elo. Benvenuta, bentornata anzi. Allora, Elo, sì, Elo, io mi prendo la confidenza che voi non potete avere, giusto? Sì, sì, abbiamo. Senti, maggio, che mese straordinario è stato, innanzitutto il tuo compleanno. Siamo nate. Certo, sotto il segno del toro, un filo testarde. E poi c'è stato un appuntamento che era già andato sold out da mesi, il forum. Sì, è stato il forum, hai capito, Piazza Duomo? Ah, come hai usato a loro? Ha capito. Non li sentivo reagire. È stata una data importante, la mia prima, quindi mi sono impegnata tanto, c'è ancora altro da fare, da lavorare, e questo è il bello di questo lavoro, cioè spero sempre di migliorare, di fare sempre qualcosa di diverso e di stupirmi e stupire il pubblico, ci provo almeno. Poi è andato in diretta in streaming in 240 paesi, insomma non è una passeggiata, è una cosa veramente straordinaria che ti è successa. Beh sì, non ci ho pensato, sicuramente pensavo a fare il mio, però diciamo che è un anno molto bello, intenso, sto facendo tantissime cose, queste mi rende molto felice e orgogliosa. Noi ti seguiremo con il solito entusiasmo perché te lo meriti, sei davvero straordinaria. Grazie. E non vediamo l'ora di vederti e ascoltarti sul palco di Radio Italia Live. A tra poco con Elodie. Ciao ragazzi. Grazie Manole. Oh, grazie Elo. Abbraccio aperte. Intendo Elodie, non Manole. Non avevo dubbi. Sì. Ma adesso è il momento di scoprire gli altri artisti e quindi guardiamo la prossima scheda. Ogni loro canzone diventa un successo. In autunno un nuovo album e un grande tour nei club. Siete pronti a fare un tuffo nell'immensità del blu? A Radio Italia Live, il concerto Colapesce Di Martino. Campi sconfinati che si arrendono alla sera, qualche finestra accesa, mentre il vento arpeggia una ringhiera. Tu vivresti qui per sempre, dici che dovrei staccare un po' la mente, ma io lavoro. Ma che mai?
a baciarti nel grano in Sud America. Ma l'entusiasmo poi se ne va, questa sera mi nascondo mentre i miei pensieri vanno per il mondo. Ma io lavoro per non stare con te. Preferisco il rumore delle metro affollate a quello del mare. Ma che mare, ma che mare, meglio soli sulla nave per non sentire il peso delle aspettative travolti dall'immensità del blu. Sorrido alle Seychelles, dietro niente, dove sei rimasto ad aspettarmi tu?
Grazie. Grazie mille. Questa è la luna araba. Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante. Fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero. La senti nei quartieri assolati che eri in bomba leggera. Se mira nei pensieri in palestra, tieni in piedi una festa anche di merda. Ripensi alla tua vita, alle cose che hai lasciato cadere nello spazio della tua indifferenza animale. Un po' di musica leggera, metti un po' di musica leggera. Sul palco del Radio Italia Live con la pesce di Martino. Piano piano piano, che si scivola. Allora devo dire che siete stati la colonna sonora della nostra giovinezza. L'ho già detto. Dottore, come sta? Tutto bene? Abbiamo appena ascoltato il vostro singolo Splash, già certificato disco di platino, un brano in cui rendete omaggio alla grande canzone italiana, Battissimo Gol, con la pesce di Martino, Domenico e Modugno anche. Ma no, ma guarda che è la stessa persona. Ah sì, vabbè. Vabbè, comunque. Ma nel panorama internazionale quali sono i vostri riferimenti? Ma guarda, mi piacciono tantissimo ultimamente i Tame Impala, non so se li conosci. Chi sono? Tame Impala. Tu li conosci? No, ma adesso li ascolterò. Gorillaz, i Flaming Lips. I Flaming Lips. Sì. Se li stanno inventando. Dove è lui il musicista? Se stanno, ci stanno a pia po' culo. No, no, no. Però questi qua come si chiamano?
Flaming Lips. Sì. Beh, li ho già sentiti nominare. Sì. Hanno fatto Amici l'anno scorso. Ah, ho capito, va bene. Vedi? A proposito di Amici, non so se fate la parte di due amici nel film, ma a febbraio è uscito La Primavera della Mia Vita, che è un film scritto e interpretato da voi. Ovviamente avete fatto anche la colonna sonora. Insomma, siete entrati nel grande mondo del cinema ufficialmente. È stato bello, no? Sì. Come entrato? Sì, alla fine sì. Apprezzo l'entusiasmo. Avete detto che la scena più complicata del film è stata quella del litigio. Sì, perché non litighiamo mai. Perché non litigate mai. Invece devo dire che io e Paolo siamo molto bravi a litigare, per cui. Vabbè, ma non è vero. Ma chi detto che siamo bravi? Ma perché, no, ma non è vero. Perché mi devi contraddire? Ma vedi che sei un coglione. Vedete, noi siamo bravi. Voi volete provare a fare un litigio? Ma noi come noi. Litighiamo mentalmente. Cioè? In questo momento stiamo litigando. Sì. Meno. Meno. Di più? Però così è un po' troppo violento questo litigio qua. A novembre partirà il vostro tour, il Club Tour 2023. Prima data è a Bologna e ne approfittiamo allora per salutare gli amici di Bologna, dell'Emilia Romagna. Un abbraccio. Ci sono molti cartelli qua con scritto Romagna, insomma siamo vicini ovviamente a tutta la popolazione. Esatto. E poi da Bologna e poi avete altre date che non sapete. Esatto, lo so. Però mi ricordo Milano, il 5 dicembre. Sì. 5 dicembre a Milano. Va bene, Colapesce e Di Martino! Buona serata, ciao ragazzi. Buona serata, ciao. C'è un progetto però per dare una mano, se non sbaglio. Sì, anche noi di Radio Italia, solo musica italiana, con Sky TG24 sosteniamo una raccolta fondi promossa dalla Regione Emilia Romagna. Trovate tutte le indicazioni per sostenere questa raccolta su radioitalia.it. Noi ci vediamo tra poco con tanta musica. A pochissimo, tra pochissimo. Buona ci vediamo tra poco, ragazzi. Radio Italia Live, il concerto, il più grande evento live della musica italiana. Buonasera Milano! In diretta da Piazza Duomo! Un evento anche 100% social, potete seguirlo e commentarlo in diretta sui social ufficiali di Radio Italia, solo musica italiana, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, hashtag ufficiale Rilive. A proposito di social, Radio Italia, solo musica italiana è sbarcata anche su Telegram, no! Che è quel social che tu usi per vedere le cose zozze. Esatto. E dopo il Telegram di solito, e dopo il concerto pubblicherà contenuti esclusivi di questo eccezionale evento. Ma adesso io sto scalpitando, ricominciamo con la musica, signore e signori, e lanciamo la prossima scheda. Una carriera unica con 70 milioni di dischi venduti, con il suo tour sta toccando ogni parte del mondo. È l'ultimo romantico della musica italiana. A Radio Italia Live, il concerto Eros Ramazzotti! Ciao Milano! È necessario per noi capirsi bene, anche se non si usa più. Tutto è così artificiale com'è, qui l'eccezione sei tu, qui l'eccezione sei tu. È sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più. Tutto è già superficiale com'è, chi scava dentro sei tu, sei. Ne pensieri miei, io te li leggerei. Stringimi più forte che poi possiamo viverci in sé, se lo vuoi. Nonostante questi tempi arichi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi. Forse sono i nuovi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi uccidi, ma ci pensi mai, forse un giorno poi, lutti di romantici, saremo
che cos'è artificiale, come chi scava dentro se tu sei tu, né pensieri miei. Possiamo viverci un sé, nonostante questi tempi aridi, come vedi siamo ancora qui, con i nostri guai, quelli come noi, forse sono i nuovi eroi. Nonostante questi tempi comici, nascondiamo gli occhi lucidi, ma ci pensi mai, forse un giorno un po', gli ultimi romantici saremo solo noi. Gli ultimi romantici saremo solo noi. Dai, Milano! Gli ultimi romantici saremo solo noi. Scivola veramente. Dopo te la faccio. Dove sarà?
che giorni fa porti, dove sarà? Ti amo, baby. Cantiamo insieme. Come è cominciata non lo saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, è un briciolo di pazzia. Ci vuole pensiero, perciò lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti canta, fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa, se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole pensiero perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più per dirtelo ancora, per dirti che Milano! Unica come sei, immensa quando vuoi, non esiste. Com'è che non passa con gli anni, la voglia infinita di te? Cos'è quel mistero che ancora sei, che porto qui dentro di me? Però l'amore di voce non sa, cantare d'amore non basta mai, ne servirà di per dirtelo ancora, per dirti che Milano, grazie di esistere.
grazie a voi come sempre. Senza di voi non ci saremo noi. Un abbraccio grande a tutti quelli che adesso stanno soffrendo. Emilia Romagna, un bacio grande, forza! Grazie di esistere. Grazie di esistere, Eros Ramazzotti. Venite a bagnarvi. Vengo a bagnarvi. Ho visto che piove. Ma è giovanissimo il tuo sassofonista. Quanti anni ha, Eros? Quanti anni ha il sassofonista? È giovanissimo. Bravissimo. Quanti anni hai, Marco? 30? Ma no, beh, vecchio, allora. Corno, eh. Non è che siamo vecchi solo noi. Infatti, non è il battito infinito, World Tour ha totalizzato 80 sold out su 87 date, ma 80, ma... Forse riusciamo anche di più. Però, come hai fatto a fare 87 date? Non lo so, guarda. È la musica che... Hanno spedito un cuore. Grande cuore Milano, grande cuore di Milano. Hai fatto il giro del mondo, hai fatto. Ma se uno non può venire in Canada, non può venire... Non può andare in Brasile a sentirti, come può fare? Quali sono le date più vicine? Mi suono a casa. A casa? Quei cazzi su qua, tu dici? No, facciamo Ferrara il 5 di luglio e poi tre date a Taormina, la bellissima Sicilia. Grazie. E viene anche a domicilio, Eros Ramazzotti. Se volete, basta chiamare su Instagram, va bene. Facciamo un enorme applauso. Grazie. Eros Ramazzotti, la ciao Milano. Grazie Eros. Grazie, viva Eros. La vita, viva l'amore. Andate grazie. Piano. Ciao. Grazie, grazie mille. Eros Ramazzotti. Beh, io vorrei adesso sentire un po' il sentimento della piazza e so che qua nel nostro VIP ring, chiamato così subito sotto il palco, c'è Daniela Cappelletti che si trova proprio in mezzo a voi. Daniela? Sì, ragazzi, eccomi. Sono qua proprio in Piazza Duomo e gremita, ecco, l'avete visto. Mi vedete? Sì, sì. Eccoci, ti vediamo. Eccoci, cos'è, ragazzi. Cos'è quella chiesa alle spalle? Il Duomo. Ok. Allora, sono qua con degli amici, li ho pinzati appunto qui in Piazza Duomo. Ciao, ragazzi. Allora, ti do il microfono, così almeno ne abbiamo uno in tre, quantomeno. I vostri nomi, ragazzi? Amedeo. Marica. Ok, è la prima volta che venite qui in Piazza Duomo a ascoltare Radio Italia Live? No. No, quante volte? 10 anni. 10 anni! Ma questa è una celebrazione, ragazzi, cioè 10 anni di fila, non hai perso una data? Durante il Covid, stop, solo durante... Beh, certo, ci siamo fermati anche noi, giustamente. Di dove siete, ragazzi? Provincia di Salerno, Rocca d'Aspide. E tu anche? E anche vicino. Ok, sì, sì, è proprio qua dietro. Allora, io però so una cosa. Mi sembra di aver intuito una cosa. Amedeo, dimmi. Tu ci dovresti dire qualcosa per caso? C'è qualcosa che vorresti dire? Perché ho intuito. Facciamo una cosa. Io mi metto qua dietro. Scusi, gentilmente. Mi metto qui dietro. Che cosa... Ma che è sta roba? Non ho capito, un attimo. Una cosa importante. Sì. Per la mia lei. Sì. Sì. Mi sembra un sì. Non ho capito. Sembra, mi vuoi si sposare? Direbbe, si direbbe un sì. Sì, si direbbe, è un sì, è un sì, ragazzi. Amedeo, avevo il terrore che fossi un po' un fighetto e non ti volessi inginocchiare nella pioggia. E invece sei stato perfetto. Bello farlo anche con dietro quella piccola chiesa. Esatto. Molto bello. Tra l'altro. Suggestivo. Baci, eccoli. Siete bellissimi, ragazzi, siete super. Grazie per essere stati con noi, buon concerto. Con noi ci vediamo tra un pochino. Grazie Daniela. Ciao, ragazzi. Grazie, no, Daniela. Ma tu quando me la fai una sorpresa? Quando meno te l'aspetti, Gigione. Okay. Adesso guardiamo la prossima scheda. Cantante, performer, attrice, il successo è sempre suo.
è reduce dal suo primo sold out al Forum di Milano. Con lei le cose sono due. A Radio Italia Live, il concerto Elodie. Ciao Milano! La pelle non gira anche se non ci sei. Faccio tutto ciò che voglio del mio corpo. Non mi giudicare se perdo il controllo. Che prezzo ha la mia libertà? Ah, ah, più del tuo cash, della tua umiltà. Ah, ah, se mi guardi così io non ti riconosco. Se mancherà l'aria mi dirò lo stesso. Ok, respiro. Rosa Paz, nessuno dimentica. Che prezzo ha la mia libertà? Ah, ah, più del tuo cash, della tua umiltà. Ah, ah, se mi guardi così io non ti riconosco. Se mancherà l'aria mi dirà lo stesso. Mi rinnamoro. Tribale.
so cosa mi resta. Mi resta di te, mi resta di te. Un riflesso di mare, un segno di pare. Infatti, guarda, quasi quasi arretra un po', così la prendiamo un po' di meno. Eccola! Piano, ma no, io ci tacchi volo. Piano. No, ragazzi, ci tacchi volo. È alla mio. Fine sono sempre lacrime mie. Le cose sono tue. E mai lacrime tue. Luca e Paolo, quello. Allora, grazie. Diciamo due numeri, snoccioliamo due numeri. Con la tua produzione musicale puoi contare 26 dischi di platino, 5 dischi d'oro. E ad ora hai collezionato 2 miliardi di stream totali. Robetta, dai, Robetta, Robetta. Il tuo album. Dai, cosa abbiamo fatto? Tra l'altro, l'album si chiama Ok Respira. Che è quello che dicono a noi in spiaggia: Ok Respira. Spesso ci dicono. Quando fai le foto. Quando fai le foto, dico Ok Respira adesso. 500 milioni di stream, è certificato disco d'oro. E verrebbe da dirti, con tutti questi successi. Respira un attimo, cioè rilassati. Bisogna lavorare qua. Brava. No, ma si vede dalla crescita che hai fatto. È milanese dentro. Sì, mi sono trasferita apposta. Oltretutto Proiettile ha appena vinto il Davide Donatello. Hai fatto una faccia quando hai detto che hanno detto che hai vinto, che era proprio. No, non me l'aspettavo, giuro. La faccia minghia a me. E poi hai fatto l'ingresso dalla porta principale nel cinema, che non è passato inosservato, perché hai vinto il premio Silvana Mangano al Bifest come migliore attrice rivelazione. Chuck D'Oro, Women in Cinema Award, cioè ma che fai? Cose... Cioè ci vuoi rubare il mestiere a noi? Questo parlo... Mi verrebbe quasi da farti... Sono qui io al posto di Luca e Paolo, no? Cioè, così. Mi verrebbe quasi da farti la domanda, non so se c'è magari un attore col quale vorresti lavorare. Certo! E vedi? Ah, uno solo, vabbè. Adesso ci penso. In autunno parte il nuovo tour, Elodie Show 2023. Da dove parte, quando? Parte da Napoli. Non lo sa. Non lo sa. 18 novembre, credo. No, il 18 novembre, il 21 novembre a Milano e il 25 a Roma. 25 dai. L'abbiamo tirato. A Radio Italia Live il concerto, la meravigliosa Elodie. Grazie mille. Bocca al lupo. Grazie, buona continuazione. Bella e brava. Bella, grazie. brava. Brava, bella, bella. Che gli vuoi dire? Noi ricordiamo che questo concerto è trasmesso in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, radioitalia.it e tutti i nostri social, Sky 1, Now e TV8. La musica continua. Pure l'acqua e pure la pioggia. E per salutare un nostro amico, diciamo, consigli per gli acquisti. E per il 10° anno Radio Italia Live concerto, eccoci Milano, ci siete? Un evento che è 100% social, potete seguirlo e commentarlo in diretta sui social ufficiali di Radio Italia, solo musica italiana, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, hashtag ufficiale Relive. Ricordiamo che Radio Italia, solo musica italiana, è arrivata anche su Telegram. Che è quello che tu usi per guardare le donne nude, dove potete trovare poi i contenuti esclusivi di questo eccezionale evento subito dopo. Ricomincia la musica e adesso entrano dei ragazzi che non sono uno, non sono due, non sono tre, ma molti di più. Vogliamo vedere chi sono. Scheda! È la band da record della musica italiana. Miliardi di streaming, dischi multiplatino, tour sold out. Sono pronti a scatenarsi negli stadi di tutta Italia. A Radio Italia Live, il concerto I Pinguini Tattici Nucleari! Ciao raga!
siete pronti? Vai! 1, 2, 3, 4. Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out. Sono pan, mica pan per focaccia. E per quanto a lei non piaccia, qui si pone un out out. Il lume della ragione si incendia. Se il numero dà ragione al millennial e muore chi non si adegua, alzi la testa tipo la giraffa di Lamar. Si lamenti che viviamo in una società. Tutti erano Gesù dalla parete, mentre lei rimpiange di quando c'era lui. L'inno di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure a bassi parlerà. Signora mia, tutto cambia, lei sta dietro. Chissà per quanto reggerà la legge di Pareto. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo. Non si ordina più Coca-Cola, solo Coca-Zero. Coca-Zero, Coca-Zero. Na 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 na, Coca-Zero, Coca-Zero. Signora mia, se non le basta la pensione, con un poco di passione può sbancare su OnlyFans. Ghiaccio scioglie, ma il bicchiere è mezzo pieno. Oggi non festeggeremo con la pizza in supercar. E ieri ha visto una frase intelligente su Facebook. Si diceva che le giacche e le cravatte fanno più danno dei tattoo. Non lo so, sarà che un po' di tempo che fa più casino in Babylon. Toglieranno Gesù dalla parete, mentre lei rimpiange di quando c'era lui. Fino di Mameli si canterà in inglese nel paese, pure al bar si parlerà. Signora mia, ogni mito c'è il suo mito, ma non si arresta l'ordine che si è costituito. Signora mia, la vedo alzare gli occhi al cielo. Non si ordina più Coca-Cola, solo Coca-Zero. Yeah! Coca-Zero, Coca-Zero. Di giocare a Need for Speed, vedrà che sua nipote torna a casa, poi le insegna a farlo spin. L'Italia è tutta qui, un paese di vecchi difetti che fa pace con sensi di colpa. Giovani che hanno fama domani preferirebbe del cash oggi, per un ideale fa la fine di cash oggi. Ma tu mi raccomando, dai da lei a chi non conosci, cerca l'oro alla fine di ogni rainbow wash. Milano! Sulle mani! Chi urla la marchetta? 1, 2! È il primo che poi canta. Coca-Zero! È Coca-Zero! È Coca-Zero! È Coca-Zero! È Coca-Zero! Ok, allora, la prossima è una canzone che dobbiamo cantare tutti insieme, soprattutto il ritornello. E parla di qualcosa di molto importante che tutti ci portiamo dentro la testa e dentro il cuore, senza la quale ogni tanto non si riesce ad andare avanti a vivere. È una canzone che può essere letta come una storia d'amore, ma in realtà nasconde molto altro, perché c'è sì l'amore, ma c'è anche una storia di perdita, di sofferenza e di memoria che poco poco, lentamente se ne va. Si chiama Ricordi. Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di chi più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile da chiudere un sogno. Meglio bruciare che spegnersi lentamente, l'ha detto chi non deve illuminare gli altri. Ma io ho paura sempre di rimanere al buio, mentire alla tua mente mentre provo a salvarti. Meglio non dire niente aspettando il mattino. Sorrido se penso al nome che tu mi darai domani, per insegnarti ancora il segno della croce. Così avrò ancora una scusa per toccare quelle mani. Vedi,
ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi. Solo ieri c'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. Ci fottevamo anche la morte volando leggeri. Mi hai chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi. La mia risposta sei tu. Stupirà ma non sono più geloso del passato in cui non c'ero, anzi mi manca di più. Perché sei qui volato come via dall'io da solo. L'astronomia del noi me l'hai insegnata tu. E ora ti immagini da dentro, piccolo pianeta che svento. Dopo una bruciola al vento e un buco nero e non più più. E sono poco più di te tu, tra tutte queste persone. Nella mia testa è viaggiata da tu, quando se dico il tuo nome. Ci sono dei ricordi che mi devi. Sei grande ma ti chiamo ancora baby. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi. Ma solo ieri c'eri nei giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. Ci fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma hai chiesto dimmi cosa devi, che cosa credi. La mia risposta è padiglio e prendo la boccetta di Adokan Mal. E penso che pure stanotte presto finirà. Io ti terrò la mano, tu tienimi l'anima. Eppure se non sai chi sono, non lasciarla mai. Sei grande ma ti chiamo ancora. Ho gli occhi rossi ma non te ne accorgi. Ti guardo mentre dormi. Ma sono i miei cieli, giorni neri, quelli che piove troppo forte per stare in piedi. E fottevamo anche la morte volando leggeri. Ma chiesto dimmi cosa temi, che cosa credi. La mia risposta sei tu. La mia risposta siete voi, Milano. La mia risposta sei tu. Yeah. Grazie. Ok, siamo arrivati all'ultima, ma se ne volete di più potete venire a San Siro. Tra poco ce ne sono due, quindi chi c'è? Ce n'è diversi, ce n'è diversi. Bene, questa è proprio una canzone d'estate. È la canzone della nostra scorsa estate. L'abbiamo portata in tour per tantissime date, quindi è da cantare tutti insieme. È una canzone che parla di essere giovani. Si può anche non essere anagraficamente giovani, ma giovani nello spirito. Si chiama Giovani Wannabe. 1, 2, 3, 4 Sulle mani! Nel cuore solamente foto di paesaggi. E non c'è posto per le tue foto con me. In auto dormi ed io non riesco a non guardarti. Sei bella da schiantarsi, da sfiorare il garret. Da bimbo mi ricordo odiavo le vacanze, tranne quando pioveva e stavo in camera in hotel. Sbagliami come Hendrix con la Stratocaster. Fai uscire le mie ansie ma non che rilasci. Sulle tue gambe ho letto il senso della vita. Dimentica la Bibbia o le pagine di Freud. È meglio se restiamo amici come prima, ma poi facciamo mattina per parlare di noi insieme. Noi siamo giovani wannabe, ieri con l'autostrada che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori del mare, guerre lontane. Noi sopravvissuti anche alla fine della storia, voglio incontrarti ancora. Nel file solamente foto di paesaggi. E forse perdi se il paesaggio pure tu. E con i piedi mi disegni il dinosauro sopra il vetro dell'aula. Non la pulirò più. E do il tuo nome a un uragano tropicale. Ogni telegiornale poi parlerà di te. So che si nasce soli e
si muore solisti, ma per fortuna esisti, sei tutta la mia band, grazie. Noi siamo giovani wannabe, che rincola autostrade che portano al mare. Giovani wannabe, figli dei fiori nel mare, guerre lontane, noi sopravvissuti e più alla fine della storia. Voglio incontrarti ancora al prossimo Big Bang. Sul viso leggi il mio passato come gloria, portami come vuoi. Con te inizia la pelle in moto, capisco un plot, per te pismo bello che c'hai. Sei la storia Marco, un momento a Marco, noi scambiamoci tutti i guai. Come ci acconderò, dammi un viaggio vero, posti che non hai visto mai. Negli sfondi di Ios, per pianeti disco, lasci segno, raga insieme! Nucleari, grazie di aver fatto una canzone per noi giovani. Dici che l'ha fatta per noi? Una canzone per noi giovani. Certo. Che meraviglia. Anche quest'anno avete collezionato numeri da record anche voi. A luglio si accende il vostro primo tour nei più importanti stadi italiani. Pare ci siano già 500 biglietti venduti. Andiamo un pochettino più avanti che 500 no, beh, fortunatamente 500.000 biglietti venduti. Quindi quali sono i vostri prossimi progetti? Cosa dobbiamo aspettarci da questa carriera in ascesa? Stiamo preparando chiaramente il live, perché i live negli stadi sono una delle cose più incredibili per la carriera di una band, di un artista. Col pastello bianco sul diario, speravo che venissi a colorarli, e ti giuro sto ancora aspettando. Esatto. Stiamo preparando questo. Beh, è una bella cosa, no? Sono loro a fare più della metà del lavoro, quindi. Comunque, avete scritto una delle cose che mi ha fatto sentire più vecchio nella mia vita, quando avete scritto non sei più quella bambina che baciava Harry Styles in TV. E io pensavo che Harry Styles fosse ancora una cosa da bambini, invece è già vecchio! Una roba. Ha avuto più step di carriera negli One Direction, poi è cambiato e quindi sai... È molto giovane, ma ha già fatto una carriera lunga. Vedi com'è gentile, però sì, non te lo vuole dire. Siamo vecchi. E la band di noi giovani sono i Pinguini Tattici Nucleari. Grazie. In bocca al lupo. Grazie. Ciao ragazzi, è sempre un piacere e un onore stare sul palco con voi. E adesso, dopo le altezze dei Pinguini Tattici Nucleari, torniamo a un livello un po' sì, torniamo un po' a livello basso, ci colleghiamo. Abbiamo parlato dei giovani e anche adesso un pensiero alla terza età. Alla terza età. Manola Mosley che si ecco, trova nel backstage. Però devo dire arrivarci alla sua età. Allora, sì. Volevo dire soltanto che è stato un momento fortemente imbarazzante quando vi siete dati voi dei giovani. Però ho apprezzato l'intento, ragazzi. Mi siete mancati in ogni caso. Detto questo, sono ancora nello Skytrack e questa è la postazione privilegiata del backstage. È da qui che sono andata in onda le dirette di questi giorni su Radio Italia Solo Musica Italiana, ed è qui che ospito alcuni artisti di questo straordinario concerto. Ad esempio, sta per arrivare qui accanto a me Tananai. Ho sentito il boato. Ciao Alberto, come stai? Bene. Oh, tanta roba Tango, doppio disco. Grazie. Di platino. Grazie. Insomma, hai portato a Sanremo questa storia d'amore di questa giovane coppia ucraina divisa dal conflitto. È stata una bella esperienza, ma anche una sfida forse per te, no? Ma no, sinceramente non una grande sfida, se non cercare di mettermi sotto e di migliorare, ecco, dal punto di vista di quello che voglio comunicare, in che modo, quindi
cantando meglio, ecco. Beh, quindi... però comunque è un argomento che magari era quello molto sì. delicato da toccare, no? In quello questo sì. senso. Però voglio dire, io comunque ho la fortuna di fare questo lavoro insieme ai miei colleghi, in cui se senti qualcosa che ti tocca profondamente, sei quasi in dovere, no? di doverlo presentare. Quindi non è stato per niente faticoso per me, è stato motivo di grande orgoglio e ho la fortuna appunto di fare questa cosa. Se non lo faccio sto prendendo in giro le persone, al di là di quanto difficile sia il messaggio poi da comunicare. Quindi è una domanda che non mi pongo, arriva magari dopo e dico ah sì, forse è stato un po' tosta, però... Ed evidentemente quello che volevi dire è arrivato forte e chiaro, perché ti amano davvero tanto, il successo che hai è strameritato, eh? Grazie, ciao Milano. Giusto. Allora a questo punto io ti lascio, perché tra poco salirai su quel palco e sono sicura che per te sarà un'esperienza straordinaria, quindi è tutto tuo. Assolutamente, grazie. Anche perché qua sono un po' in imbarazzo, devo dire. Su questo divanetto insieme a me, sì, siamo strano, un po' troppo soli. Vabbè. Beh, chi non sarebbe in imbarazzo? Lo dicono tutti. Di fianco a Manola sullo Skytrack. Esatto. Chi lo sarebbe? Dicono tutti, sono abituata. Sì. Grazie, vabbè, Manola, grazie. Grazie ragazzi. Ciao. Ma sicuramente il grande pubblico di Piazza del Duomo ha voglia di ascoltare la musica, e quindi non ci rimane. Adesso ci rimane un artista che, come dire, che come dire, guardiamo la scheda! È l'artista più ascoltata in Italia negli ultimi 10 anni. Nel suo ultimo album ha raccontato l'amore. Un grande tour estivo anticipa il debutto al Forum in autunno. A Radio Italia Live, il concerto Madame! Buonasera Milano! Come fa? Visto dopo tanto, 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 tanto tempo, come previsto, tu eri tanto, 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 tanto bello come un tempo. Hai cominciato a parlare, mi aspettavo, mi mancavi, invece hai parlato tanto, 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 tanto amore quello che ti ho dato. Se la memoria non mi inganna, quanto ti sei ingarbugliato nel pensare che ti volessi male, nelle tue idee. Alla fine sbottato, hai detto guarda, tanto, 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 tanto amore tu sei. Sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore tu sei. Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore tu sei. Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora tu sei. La puttana che ha ridato un senso ai giorni, è nel bene e nel male, fai bene e fai male, dove nel bene e nel male, sei bene e sei male, quanto bene. Sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio. Il cuore va tenuto dentro al petto per poter ancora respirare. L'amore è solamente di chi prova amore e non è di chi lo riceve. E io che l'ho trovata ad ogni tocco tu. Posso dire che a me è rimasto il bene, a te il male, a me il bene, a te il male, beve nel bene e nel male, fai bene e fai male, quanto bene e male, nel bene e nel male, a me resta il bene, a te resta il male. Tu mi hai saputo solamente dire amore, amore, amore tu sei. Sei l'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore tu sei. Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita, amore tu sei. Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli ancora tu sei. La puttana che ha ridato un senso ai giorni. Dopo tanto, 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 tanto tempo. Dopo tanto, 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 tanto tempo. Dopo tanto, 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 tanto tempo. Era tanto. L'unico sei tu con cui ho fatto l'amore, facendo l'amore, amore tra tutti. Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci, sono una puttana. Ma sei peggio di me, perché di tutto quello che ti ho dato potevi dirti tanto, tanto, tanto di quel bene, del male, di bene,
Grazie, Milano. Come state? Bene? Ho smesso anche di piovere. Adesso canterò una traccia del nuovo disco, L'amore. Allora, non fa caldissimo, però qui c'è un pezzo caldissimo che aspetta di essere cantato da tutti. Scusate i pantaloni bagnatissimi, ma bello della diretta. State bene, Milano? Siete pronti a saltare un po'? Sarà l'oasi in mezzo al Sahara, sarà pioggia e nubi dal mondo, sarà un corso d'acqua in salita, salita. Samba, coi tuoi occhi samba, labbra nella carne, fiori nella sabbia, santa, nei tuoi occhi santa, nei tuoi tocchi salto, danzo, sa, tutti. Liberata dai karma,
come non immaginavi. Sarò rose e spine sui fianchi, sarò ghiaccio e vino e tremerai, tremerai. Samba, coi tuoi occhi samba, labbra nella carne, mani sulla faccia. E santa, nei miei occhi santa, nei miei occhi salti, danzi, salta. Mai. Resta fantasia e non darmi modo di averti. Resta nei miei incubi quando te ne andrai. Non tornare mai, mai, mai. Mamma, liberata dal karma, Calypso fai l'alta marea. Assurde le tue labbra, foresta calico marea. Italia Live in concerto, Madame! Grazie. Dai, vieni qua così ti ripari un po', Canetti. Ci ha preso abbastanza. Allora, grandi soddisfazioni dai numeri, 37 certificazioni tra oro e platino, oltre 500 milioni di streaming e il tuo ultimo album, L'Amore, ha esordito al primo posto nella classifica degli album più venduti. Madame, mi sembra che no, ci stiamo dando da fare. Ma non solo il pubblico, perché anche la critica, no? L'Amore è stato definito dalla critica un capolavoro del cantautorato contemporaneo. Sei la più giovane cantante italiana, cantautrice, ad aver vinto la targa Tenco. Insomma, quando hai immaginato che potevi raggiungere questi traguardi? Ma allora ti racconto una storia divertente. Vai. Sì. Allora, praticamente io facevo pallavolo. Sì. Da piccola, sì. No? E a un certo punto ho chiesto a un allenatore delle provinciali, delle regionali, non mi ricordo, ma secondo te io fino a che serie posso arrivare a pallavolo? Mi ha detto, guarda, B2, cioè non riuscirai mai ad arrivare in Serie A, no, a pallavolo. Ho detto, vabbè, allora devo iniziare a fare qualcos'altro. Esatto. E quindi ho iniziato a fare musica. E hai detto, a che serie posso arrivare? Sei arrivata in Champions League. A che serie posso arrivare? Senti, ho una curiosità perché vedo un'analogia con un cantautore che io amo molto. Mm-hmm. Nella serata dei duetti a Sanremo hai scelto Via del Campo, sì, di De André. Sì. E d'altronde anche Il Bene nel Male ha come al centro della sua storia una prostituta. Anche tu, come Fabrizio, hai un'attenzione agli ultimi? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma più che altro ha un'attenzione generale a tutti. Però dagli ultimi, dentro gli ultimi c'è l'amore in una forma più pura, secondo me. C'è qualcosa di più puro, di più quasi... Beh, l'amore dovrebbe essere puro. L'amore è puro, sì. Però, sai, poi magari con tutte le costruzioni che ci sono, con tanti soldi, tante cose, poi la purezza un po' si perde. Mi piace. Con la pallavolo sappiamo com'è andata, però col calcio invece... Non si sa ancora. No, col calcio... Ma sei una campioncina. Ah, col calcio io. Ah, col okay. Calcio tu. Ah, pensavo l'Inter. No, l'Inter, nessuno tiene per l'Inter qua. Ah, nessuno? Tutti tengono per l'Inter, ci sono le bandiere. Grandi, raga. Però noi sappiamo che sei una campionessa di palleggio. Di palleggio, sì. Vediamo se subito. Sei una campionessa di palleggio anche sui campi pesanti, allora stasera... Chi è che... Eccolo lì. Vogliamo vedere. Facciamo un applauso a Mirko! Ah, urca, addirittura. No, ma prova direttamente tu perché io sono scarsissimo. Vai. Io ho i mocassini, tu hai le scarpe da ginnastica. Dai, io qua non ci riesco, c'ho solo un piede. Sì, ma io ho l'outfit più brutto per giocare a calcio. Proviamo, vai. Guarda un po' lei. Dal 24 giugno in tour per tutta l'estate dei festival delle rete più successive a ottobre. Hai anche un appuntamento speciale a ottobre?
ho il mio primo forum ad ottobre. Hai capito? A Milano. Occhio. E allora ci vediamo a ottobre al forum o quest'estate nei vari appuntamenti con Madame. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Bella e simpatica. Guarda che, Ne ha fatti di palleggi. Porca miseria. Bravo. E noi, Fattica, sempre bravissima. Ricordando il nostro amico, diciamo, consigli per gli acquisti. Questi. Radio Italia Live, il concerto 2023. Un evento 100% social, infatti potete seguire e commentare il concerto in diretta sui social ufficiali di Radio Italia, solo musica italiana. Ecco, Facebook, dillo, dillo Twitter, una Instagram, volta, dai. TikTok. Dillo. L'ho detto solo una volta. Eh sì, dillo. E ovviamente l'hashtag è sempre Relive. Radio Italia, solo musica italiana, è sbarcata su Telegram, come tutte le pornostar. State in... Chi? Che perché dopo l'evento pubblicheremo dei contenuti esclusivi del concerto, insomma quelli che quelli si trovano si sa, contenuti esclusivi. Delle foto nude di Paolo Kessisoglu. Grazie, grazie. Come va Duomo? Riprendiamo con la musica e questo è un artista, come dire, un provocatore, un grande artista. Avete capito? Pieno di tatuaggi, vedo? Pieno anche qua. Scheda! Un artista inconfondibile, spazia tra generi ed epoche musicali diverse. Oggi ci regala un reggae pop che sa di fragole. A Radio Italia Live, il concerto Achille Lauro! Boy, bad boy, Ferrari, black brand boy, sedili, pelle e boy, ruote, rackage boy, nuove lenti boy, fashion week, sick boy, piegamenti, fit, fashion street, shit boy. Bad boy, dog boy, drinking, I'm angel boy, in the dark way boy, she was a lipstick boy, she was a beautiful boy, and tears boy, and all in your face. Buonasera! Buonasera Duomo, dove cazzo siete? Vestito bene via del corso, perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, Rolls Royce come Marilyn Monroe, chitarra e perla Billy Joe, suono per terra come Andrew. Vegas come Elvis. Oh sì sì, ci sono cascato di nuovo. Com'è? Ci sono cascato di nuovo. Penso che è un gioco vedermi prendere fuoco. Oh sì sì, sono qui, fai di me quel che vuoi. Milano 3, 2, 1. Me ne frego. Me ne frego. Parliamo bam bam, bam bam, un twist e poi bam bam, bam bam, modellatore bam bam, bam bam, ragazzi fuori bam bam, bam bam, è come fosse domenica, 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 domenica. Come Milano! Fragole, panna e champagne.
che a fare l'amore sia un film a Los Angeles. Tu vestita di rosso, lo sguardo da mantide. Ma tanto lo so che tu vuoi le fragole. Oh sì, fragole. Sai che fartene. Forse dopo stasera chissà. Ti dico da me. Poi ti grido fartene. Oggi no, oggi no, oggi no. Ma tanto lo sai. Più forte di me. Più forte di me. Milano 3, 2, 1. Fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dia. Non l'ho mai detto a nessuna. Fragole, panna, champagne, un'isola deserta. Sta tipo una fragola fra che mi gira la testa. Al collo c'ho mille conchiglie ed un collier di perla. Vorrebbe mangiarmi se sono la sua caramella. Fragole, panna e champagne. Fragole sotto la luna. Stanotte un altro dia. Non l'ho mai detto a nessuna. Bambolina, ti guardi così. Domani torno da te con una nuova bugia. Tanto non ti importa di me. La 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 la, la 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 la. Tu vuoi me. La 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 la, la 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 la. Tu le vuoi. Grazie! Signori, togliete questi telefoni, divertitevi! Te ne vai come non fossi niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me. Te ne vai, sbatti la porta intanto. Ho capito, già te ne stai andando. Dici tanto, ormai per te non piango più. Fallo te. Che ne sai, non ti hanno mai detto di no. Tu che non sai che cosa sono io. Te ne vai come io fossi niente, come fosse chi. Te ne vai quando non c'è più niente da prendere. Te ne vai come se fosse un altro, come se ti stesse già aspettando, come se esistesse qualcun altro uguale a me. Com'è? Che ne sai, ti hanno mai detto di no. Tu non hai mai pianto e non sai che cosa sono e non si può. Te ne freghi tanto, no, non lo sai. Cosa vuoi, cosa stai cercando, no. Non è mai, no, non è no,
com'è andata? Mica male, vero? Grazie, grazie. Poco fa ci hai fatto ascoltare Fragole, il tuo nuovo singolo uscito il 12 maggio, fatto con in collaborazione con Rose Villain, ed è una delle canzoni più suonate in radio questa, eh. Anzi, posso dire, dov'è la signorina? Camerei sul palco. Anche io. Rose Villain! Eccola! Che poi voi siete entrambi artisti italiani, ma la vostra collaborazione è nata oltreoceano. Com'è andata? Yes. Rose, vuoi raccontare tu? Ma allora, ci siamo praticamente, lui è entrato nei miei DMs quando ero a New York. Sì. E io ho organizzato al Chelsea Hotel, che è l'hotel storico delle rockstar, quindi ci siamo fatti un po' di martini. Achille, tu questa non è la prima collaborazione che hai. Ti piace molto, no? Collaborare con altri artisti. Sei sempre in cerca, insomma, di collaborazioni sorprendenti. Allora, così, ci è venuto in mente di proporti un piccolo giochino. Cioè, noi ti diciamo una lettera dell'alfabeto e tu ci dici il cognome di un artista italiano con cui vorresti lavorare, e valgono quelli con cui anche hai già lavorato. Vai. Perché hai già lavorato con tanti. Vai, vai. C. Celentano. Rosvino. Mica. Bravo. Dite una tu. A. Albano. Vai, è andata per Albano. Eh? Rose, tu che ne pensi? Achille Lauro. Grazie. A Radio Italia Live il concerto, l'unico, inimitabile, Achille Lauro featuring Rose Villain. Grazie. Ragazzi, grazie, alla prossima. È stato un piacere. Ciao. E andiamo a scoprire il sentimento della piazza con la nostra meravigliosa Daniela Cappelletti, che si trova proprio in mezzo al pubblico. Prima sei, Daniela? Prima si sono sposati, adesso c'è un test di gravidanza. Grazie per il meraviglioso, eccomi qua, sono qua con i nostri amici. Amore, e amiche. Amore, ti devo dire una cosa. Dilla. No, facevamo la scena di prima, amore, ti devo dire una cosa. Adesso c'è un test di gravidanza. No. Adesso no. Volevo dire che intanto si è sentito l'urlo di Piazza Duomo, che potremmo anche replicare. Che dite? Piazza Duomo, ci sei? Mi sa che c'è Piazza Duomo. Ragazzi, io ho pescato altri amici e amiche qua. Come vi chiamate? Valentina. Deborah. Angelo. Da dove arrivate, ragazzi? Sicilia. Londra, ma sono siciliana. Calabria. Ma che cos'è questo delirio lì dietro? Campobasso, urlano. I milanesi sono tutti a casa stasera. Tutti. Non so. Allora, a me intanto fa un sacco piacere, a tutti noi, che la musica italiana porti persone anche da Londra addirittura. Stanotte mi hai detto che ti sei alzata tipo alle 3:30, vero? Esatto, mi sono alzata alle 3:30 per prendere l'aereo alle 7 e raggiungere i miei amici. Ma eri già qua alle 7:30? Com'è stato possibile? No, questo ieri. Questo ieri. Stamattina siamo venuti alle 7:30. 7:30, mamma mia. Sentite, lo so, piovere ha piovuto, bisogna dirlo. Ma per chi eravate qua in maniera particolare? Per Tiziano Ferro. Deve ancora uscire, eh? Ah, ma c'è anche Tiziano Ferro. No, ma ha detto Vorrebbe. Che non viene, eh. Ah. Non me l'abbiamo detto, ho avuto un contrattempo. Articolo 31. Ci ho sentiti, come ti è sembrato? Ti sono piaciuti? Molto, molto. Soddisfatta, insomma? Abbastanza, non mi posso lamentare. Lo sbatti è servito? Molto. E tu invece? Elodie. Lo sapevo. Namaschietto. A parte Elodie, chi altro? Articolo 31, Tiziano Ferro per la mia compagna. Aspetta un attimo, io non ho capito le dinamiche. Mi vuoi qua. Sposare? Eccolo, è il momento. È il momento. Secondo? No? A ridaglie, no, uno a live, dai. Allora. È già andata. Tu stai... Che lei, bacia lui, che bacia lei. Tu che ruolo c'ha? Io il ruolo di amica. Daniela, ma te i fattacci tuoi mai te li fai? Mai, nella vita, raga, io sono in picciona. Magari loro hanno una situazione tutta loro particolare. Un menage, ragazzi. E non hai capito che non ce la vogliono dire. No, nessuna situazione. Ah, vabbè. Dall'amica del cuore. Hai capito, si dice va bene. Sempre così. Va bene, va grazie. Bene, allora. Grazie mille, grazie, noi tra l'altro grazie, visto che eravate nella Sicilia, sì. Il 30 di giugno saremo anche a Palermo. Grazie Daniela, ma ciao, adesso ragazzi. Andiamo avanti con il concerto, prego la regia di veicolare la prossima scheda. A Sanremo 2023 è riuscito a divertire e a emozionare tutti. Dopo i sold out nei palazzetti, lo attendono i grandi festival estivi. Chi ha voglia di ballare un tango con lui?
a Radio Italia Live il concerto Tananai. Milano! Non mi ricordo dove ho parcheggiato la mia macchina distrutta. Ok, va bene che sono distratto, nemmeno tu sei perfetta. E quanto ti ho aspettata, ma tu no, no. Stai cercando un tipo, qualcosa che non ho. Un altro un po' di freddo, ma io no. Io c'ho 38 gradi in corpo. E la testa in alto mare. Proviamoci una casa e non finiamoci più nel stesso caso amare. Non sappi che tra un anno, un giorno, ma tu no, no. Ballavi con un tipo, venire al quinto shot. Rimani fino a tardi, ma io no. Io me ne vado che c'ho sonno. E dove? Proviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale. Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di che sei bisogno. Siete bellissimi, ah, wow. E poi tra l'altro devo ringraziare Radio Italia perché mi hanno fatto partire dal cavallo lì. E tipo, io non l'ho mai detto, però a un certo punto oggi, tipo alle 8, stavo per venire qua, mi chiama il mio manager e mi fa: Albi, guarda, è tutto a posto per il cavallo, a quanto pare si può fare. Che cavallo? Tu mica vuoi partire dal cavallo? Ma va, figurati, però ora sì. E quindi è stato un po' strano. Comunque bellissimo essere qua, perché io questo concerto me lo son visto per una vita. Per una vita. E balzavo la scuola sempre per venire qua e essere lì davanti. Quindi grazie per essere qua sotto la pioggia per tutti noi. Adesso cantiamo ancora. Da una coltellata, pensi da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei, discuterne tra gli scienziati. Io che sono un indeciso, lei che ammette se non ha mai letto un libro. Dovrebbero proteggerla come i musei, come si fa tra innamorati. Io ci ho trovato amore ad essere speciale, almeno un po' per te.
insieme. Ricorderai, ricorderai, ricorda anche io. Ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai? Dimmi a me che la differenza tra noi è una differenza abissale. Parlerò di una ragazza che uccise un uomo che stava guardando l'alba. Gli disse: l'alba non si guarda mai da solo. Siederò con te, che sei un tipo strano come me, che guardo il sole ai tramonti. Fammi vedere i tuoi mondi. Ricorderai, ricorderai, ricorderai che eravamo proprio belli insieme. Ricorderai, ricorderai, ricorda anche io. Mi ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è una differenza abissale. Insieme ricorderai, ricorderai, ricorda anche io. Ho sofferto come un cane. Cosa ci fai, cosa ci fai, cosa ci fai? Dimmi, non vedevi che la differenza tra noi è la differenza Grazie Milano, grazie. E adesso, un po' lì che piove, facciamo una canzone che per me ha un sacco di senso, no? E ogni volta che la canto io penso a una coppia quando la canto. E però oggi mi sento di doverla dedicare alle persone che stanno vivendo quello che stanno vivendo in Emilia Romagna, e quindi per quanto sia solo un pensiero questo, lo dedico a loro. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia. È un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Era bello finché ha bussato la polis. Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, vabbè amore mio, non sei di nessun altro, di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci basta come un tango e ci fa dire amore. Tra le palazzine a fuoco la tua voce riconosco. Non siamo come loro. È bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio sotto la scritta al neon. Siamo al sicuro più di un giorno. È meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Io tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis. Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, vabbè amore mio,
sei di nessun altro, di nessuna io. Lo so quanto ti manco, ma chi sa perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore in calma, sin a fuoco, la tua voce riconosco. Non siamo come loro. Bello, 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 bello stare così davanti a te in ginocchio, sotto la scritta al neon di un sexy show. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Ciao, ciao. Come va? Come va? Com'è andata? Bagno di folla? Sì, no, beh, bellissimo, sono un attimo. Questo è un palco impressionante, vero? Un pochino, sì. Poi devo, tra l'altro, la loro non si vedono da sopra, ma siete meravigliosi, lo pensano tutta la sera e ora ve lo dico. Allora, tu nel 2019 inizi a scrivere i tuoi testi, nel 20 il tuo primo EP, siamo nel 23, cioè è passato una settimana e adesso non hai un po' di vertigini a trovarti già lassù? No, la vertigine di Elodie, sento ancora la vertigine? Vabbè, niente, non c'entra niente. Comunque, ovviamente ogni giorno è un regalo. Infatti, scusate, io sono un po' astratto, ma non vi sto guardando. Mi molto, guardando, ma che sto giro, guardando la piazza. Stai guardando loro, sì, vabbè. Perché appunto è tutto bello quello che mi sta succedendo e finché sento l'amore voglio continuare a farlo. Appunto, vogliamo conoscerti meglio e allora ci siamo detti approfondiamo e facciamo magari un'intervista. Però ci hanno detto tutti fategli un'intervista, ma un'intervista velocissima. Ok. E allora ci è venuta questa idea, no? Noi ti diciamo così. Le domande sono velocissime. Dei paragoni. Tipo, Alberto o Tananai? Alberto. Valzer o tango? Tango. Musica o architettura? Musica. Auto o mezzi pubblici? Mezzi pubblici. Cioè, sì. Addirittura. Mi devo nascondere un po', però mezzi pubblici. Cartina o navigatore? Più che altro mi arrabbio per trovare parcheggio. Esatto. Divento questo mi smostro. Sì. Condivido. Cartina o navigatore? E per cartina si intende il posto dove ci sono scritte le strade. Ma certo. Navigatore. Riga o frangetta? È per riga. Vabbè, è per riga. Beh, direi frangetta. Va bene. Aspetta, riga. Questo è difficile. Ariston o Piazza Duomo? Piazza Duomo! Oh! Signore, signori, Tananai! Bocca al lupo, grazie. Ciao, ciao, ciao. Che bravo. Sì? Noi continuiamo a cantare, voi tanto continuate. E ci vediamo tra pochissimo, ma qua in piazza tanto c'è la pubblicità. A tra poco. Andiamo avanti. Radio Italia Live, il concerto 2023 in Piazza Duomo a Milano, facciamoci sentire! Dai! Perché c'è anche chi ci ascolta da casa, vero? Eh beh, certo, su Radio Italia, solo musica italiana, Radio Italia TV, radioitalia.it, l'ho già detto, no. E tutti i nostri social, Sky 1 Now e TV8. Oh, quindi facciamo un saluto a chi ci sta ascoltando da casa, però io tornerei alla musica. Alla musica, quindi lanciamo la prossima scheda.
Con l'album Simile ha riscritto i record delle classifiche. Dopo Sanremo, la sua cenere non si è mai spenta. Protagonista di un'estate a colpi di rime e sold out. A Radio Italia Live, il concerto Lazza! Ciao Milano! Sulle mani tutti quanti! Facciamo un po' di panico, sì o no? Come fa? Sei l'ennesimo sbaglio che potevo anche evitare. Sul tetto al primo appuntamento solo per gridare. Vedersi solo per scopare e poi precipitare. E fuori è nebbia fitta. E perché ora stai zitta? E cosa vuoi che dica? E come fai tu, come fai a fare sempre finta? E poi darmi una spinta e farmi andare giù. Tanto lo sai, farò il panico, come sempre, dimmi ora che fai. Bevo il solito, sarà tossico e so che non mi farà più come una volta. Due butta fuori mi stanno scortando alla porta. Non ho mai avuto un piano, ora ne un paio di scorta per il panico. Sono quello che resta per ultimo a guardare tutti mentre se ne vanno. Dentro sempre più freddo, più vuoto. Sembra Milano il primo dell'anno e sembra che faccia finta di niente. Ogni giorno mi allego più storie. So che lo sai come ci si sente a stare senza un angelo custode. Viviamo come senza un giorno dopo. Lascio l'auto con le chiavi dentro e corro a prenderti un vestito nuovo che starà meglio sul pavimento. E spico finché quel rimetti cade. Tu sei il bene ma diventi il male. Siamo un capolavoro del cinema con un finale da dimenticare. E tanto lo sai, Milano, farò come sempre, dimmi ora che fai. Bevo il solito, sarà tossico e so che non mi farà più come una volta. Due butta fuori mi stanno scortando alla porta. Non ho mai avuto un piano, ora ne un paio di scorta per il panico. Fuori la voce tutti! Ehi! Forse anche stanotte perdo la voce per dire niente. Penso alle nostre ferite aperte. Sfondo le porte solo se serve. Come fa Milano? Tanto lo sai, farò il panico. Come sempre dimmi ora che fai. Solito sarà tossico e so che non mi farà più come una volta. Due butta fuori mi stanno scortando alla porta. Non ho mai avuto un piano, ora ne un paio di scorta per il panico. Wow! Buonasera Milano, come state? Sono un po' emozionato, raga, vi dirò la verità. Però vi giuro che cercherò di essere emozionante, al contrario. Vi posso chiedere gentilmente se al mio tre mi fate cascare Piazza del Duomo con un urlo fortissimo? Uno, due, tre! Grazie, raga. Ci mancherebbe... Ci pensate quanto sarebbe brutto un concerto senza rumore, raga? Ci avete mai pensato? Let's go. Le mani sempre su tutti, raga. Wow. Se avete un flash è il momento di tirarlo fuori, Milano. Ehi. Dimmi a che cosa stai pensando. Non mi cade il mondo addosso. Non saprai come rialzarlo, yeah. Sbirri mi fermano ancora in strada. Mi
trattano come un ladro, come se non fossi in sala. La mia innocenza l'ho persa per caso, non lo so se qualcuno l'ha vista, è un po' come quando cambi stato, parlo e sembra nessuno capisca. Ormai non mi importa più di cosa è giusto, vieni a letto, sfondiamo le doghe, sono pronto per perdere tutto, come un'ultima mano di poker. Io non mi fido di loro, perché mi vogliono fare schiavo, io non sarò schiavo di nessuno, soprattutto perché non esisteranno schiavi con catene d'oro. So che pure la mia ombra bevi mi abbandona quando sono al buio, non mi lasciare da solo. Sono ancora qui, come fa? Con il cuore in mano, all'ultimo piano, in questa stupida suite. Sparami senza rumore, fingi sia un errore, dopo scappa via. Non ti voltare, o cambi idea, non si può fare, che vuoi che sia. Se c'è l'alta marea, posso nuotare dentro ad un mare di guai. Di guai. Di guai. Di guai. Di guai. Forse mi ero fatto un bel film come fosse vero. Forse devo smettere di essere un po' severo. Tutto questo non lo posso vero. Freddo con gli altri ma conta meno, come sto Montenegro, mezzo annacquato come il mio cervello, che a volte funziona e a volte zero. Ti suono quei tasti, odio parlarci con te, infanzi, ti chiamo dopo sto nei cazzi, voglio un castello alla J-Gazzi. Sono un diamante che hai visto nel fango, proprio per questo mi infischio degli altri. Io non capisco che parli quando mi dicono è il disco dell'anno, dirò che è il disco degli anni. Cosa sai di me? Non me lo ricordo, sto al sesto caffè, per questo non dormo. Amami come se non esiste, come se troppo faccio un po' fino a finale triste come un lunedì senza dischi di platino. Milano! Sono ancora qui, con il cuore in mano, all'ultimo piano, in questa stupida suite. Sparami senza rumore, fingi sia un errore, dopo scappa via. Non ti voltare, o cambi idea, non si può fare, che vuoi che sia. Se c'è l'alta marea, io so nuotare dentro ad un mare di guai. Di guai. Di guai, di guai, di guai. Grazie Milano. Allora, prima di fare il prossimo pezzo, da musicista a musicista ci chiederai, ci terrai anzi a chiedervi un grosso applauso per tutta l'orchestra, raga. Ricordatevi che senza i musicisti tutto questo non sarebbe possibile, quindi fate un grosso applauso, ma davvero, davvero. La prossima sappiamo, anzi sapete cosa facciamo? Lascio il microfono per terra, la cantate voi. Silenzio potrebbe ammazzarmi. Milano! Come fa?
qua, aiutami a sparire come c'è. L'ultimo come per sol, l'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso. Sai che ti attesto che citi l'oroscopo, ma non sai quanto contenzio mi ha preso. Ti prego abbassa la voce, o da sta casa ci cacciano proprio. Ormai nemmeno facciamo l'amore, direi piuttosto che facciamo l'odio. Ora ti sento distante, io schifo il mondo e tu guardi. Cercavo una verità che è sempre in mano ai bugiardi. Tutti con me! Aiutami a sparire come c'è. Mi sento un collo da gola, che buio parli da sola, spazzami via come c'è. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedo più l'ora. Ma non c'è mai un dolore, fammi sparire di più. Come un cane di cuore, come se fossi nessuno. Via come c'è. Mi sento una donna ancora, e poi io parli da sola, bella che mi sembri venere. Scendi che il tempo non vola, sono qua sotto l'aurora. Tu sei più calda del sole, che non c'è freddo nel buio. Lasciamo quelle parole, dimenticate nel buio. Via come scendere, scendere. Milano! Ecco la Radio Italia Live in concerto. Con grande agilità! Mazza, dicevo, dove è finita? Sono pure rotti i pantaloni. Non ti vedevo più, lo giuro. Allora, incredibile stagione per te. 54 dischi di platino, 37 dischi d'oro. È un record storico. Il tuo album Sirio è stato certificato 6 volte platino ed è stato al primo posto della classifica ufficiale FIMI per 21 settimane. Non accadeva da 12 anni. Non accadeva da mai. Come ti senti? È un risultato pesante. Ti dirò che in privato mi sono preso la briga di chiedere scusa a Vasco. Gli avevo scritto, volevo chiedergli scusa. Esatto. È un risultato pesantissimo. Quella è una roba. Sì, non sì, da poco. È un risultato pesantissimo. Infatti. Vabbè, grazie a chiunque abbia ascoltato il mio disco. Anche un tour, no? Adesso Palazzetti dello Sport, tutti sold out, e non ti fermi perché a giugno parti con l'Ouverture Summer. Sì, dal 24 giugno la prima data in Svizzera, siamo in giro tutta l'estate, anche fuori dall'Italia. E poi l'8 settembre c'è una sorpresa che è l'Ippodromo. E beh, a Radio Italia Live il concerto Lazza! Grazie Milano! Ciao ragazzi, grazie. Allora, adesso è un momento molto importante, ci prendiamo tutto lo spazio, tutto il palco, non ancora. Perché vogliamo chiamare il fondatore, il presidente ed editore di Radio Italia, solo musica italiana. E anche l'ideatore di questo eccezionale concerto, il più grande evento di musica live che è arrivato quest'anno al suo 10° compleanno. Signori e signori, Mario Volanti! Eccolo! L'uomo a cui dobbiamo tutto questo, che ha costruito anche quella chiesa lì. No, non l'ha fatto. Credevo l'avesse fatto. Credo. Vabbè, dai. Avrebbe potuto, sì, però. Sì, sì. Ci proveremo, magari. Grazie a questi due giovanotti che ormai da una vita ci danno una mano importante per fare questo meraviglioso, e dico meraviglioso perché ci sono gli artisti e perché ci siete voi, spettacolo.
Io devo e voglio ringraziare assolutamente tante persone, il sindaco Giuseppe Sala, il comune di Milano, l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, la curia di Milano, la veneranda fabbrica del Duomo, eccola lì, Sky Italia ovviamente, il maestro Bruno Santori e la nostra orchestra, perché anche vostra, grazie. Radio Italia Orchestra, grazie, grandi Bruno. Musicisti, tutto lo staff di Radio Italia Solo Musica Italiana, a tutti gli artisti, manager, i promoter, le case discografiche, e quindi grazie a tutti, ma volevo in fondo, grazie a voi, perché siete qui questa sera e avete condiviso con noi queste tre ore di musica e di emozioni, è per noi un grandissimo regalo, grazie ragazzi. Quindi è arrivato il momento dell'ultimo artista, io ti lascerei l'onore di lanciare lancia tu Mario. Allora, questo artista è un artista che ci tiene compagnia, come noi Mirko dice di aspettare, ma noi andiamo lenti. No, è un artista che ci tiene compagnia e che per essere su questo palco è partito da Los Angeles apposta, quindi non è che poi si è fatta una piccola passeggiata. Non è proprio dietro l'angolo, insomma. È bella lunga. Non è proprio dietro l'angolo. No. E ieri sera ha fatto le prove, si è divertito tantissimo, adesso io l'ho incrociato prima di salire sul palco e mi ha detto che è molto contento di essere di nuovo, perché lui è stato qui con noi già un'altra volta, sì, e è stata anche quella un'edizione come tutte le altre veramente strepitosa, quindi io direi che se è possibile, grazie, lancerei la scheda, ma non la voglio fare io, ragazzi, no, a te l'onore, te lo meriti, a te l'onore, la scheda. Vent'anni di carriera e oltre 20 milioni di dischi venduti nel mondo. A giugno, il grande atteso ritorno live negli stadi. Dopo l'album Il mondo è nostro, il nuovo singolo Destinazione Mare. A Radio Italia Live, il concerto Tiziano Ferro. Milano! Ed il bene che io ti ho donato resta solo un rimprovero lontano, sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella Polaroid. Che cosa ho imparato da ogni mio viaggio, chi ho dimenticato, chi mi ha riparato, improvvisando fede in tempi incerti, se Dio è dove lo cerchi. Allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che è tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione mare, se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione. L'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. È col tempo che si impara a comprendere il vuoto, quel calore da un lato del letto, riesco stento a rimanere fermo quando piove a dirotto. Che cosa mi ha insegnato questo lungo viaggio? Qualche maremoto, qualche anno di troppo, improvvisando il nostro matrimonio, che tutto il resto è viaggio. Milano! Destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione, c'è un'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. Milano! Che ho scritto per curare il tuo dolore. Destinazione mare, destinazione mare, noi siamo nati per causa d'amore che ti fa naccare. No.
non smetto mai, non smetto di sperare. Destinazione mare, se quello che conta è che vale, resterà però rimane solo un'ultima stagione. Giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone, scritto per curare il tuo dolore. Il tuo dolore, che ho scritto per curare il mio dolore. Milano, buonasera! Come va? Innanzitutto voglio ringraziare Radio Italia, perché sono tantissimi anni che mi fanno compagnia. Voglio ringraziare voi che avete resistito alla pioggia. Voglio ringraziare le persone che da casa stanno ascoltando il messaggio di Radio Italia, e per favore andate sui nostri social tutti e trovate il modo, troviamo il modo di aiutare gli amici della Romagna, perché in questo momento, se siamo qui, è anche per espandere questo messaggio e farlo veramente per loro, mi raccomando. Questa però la voglio cantare davvero con voi. Agli angeli, al caffè caldo svegliandoti, mentre passa di strada la notizia di noi due. Sei l'icona che mi servirà, se non uccida fortifica. Mentre passa di strada la tua voce all'attivo, radio, telefono, risuonerà il tuo addio. Ripenserei che non sei qua, ma mi distrae la pubblicità, tra gli orari ed il traffico, lavoro e tu ci sei, tra il balcone e il citofono ti dedico i miei cuori. Spazio, ma mai nessuno capirà, vuoi una, perché fa male, male da morire senza te. Ho tutto il silenzio parlandogli addosso, ho levigato la tua assenza, solo con le mie braccia, e più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai, e più sarò con te, e più mi vorrai, e meno mi vedrai, e meno mi vorrai, e più sarò con te, con te, con te, con te, con te, lo giuro. Spazio, mai nessuno
senza te. Dopo questa canzone, se no. Ah, voglio fare una cosa, visto che siamo qui, grazie a Radio Italia. Volete cantare con me una cosa che conoscete a memoria? Vediamo un po'. Radio Italia, solo musica italiana. Ti regalerà. Radio Italia, solo musica. Grazie Radio Italia! E con questa, Milano, ti do appuntamento per chi vorrà tra qualche giorno di là a San Siro, se vorrete. Però intanto grazie per essere stati sotto la pioggia, grazie per i salti, grazie per le urla. Solo tu sai superarla, se si parla di confini, se si parla di limiti umani, di pazienza, di amare, di urlare. Se, se! Io mi sono promesso che non ti cercherò, forse mai più. Il destino mi osserva stavolta, non posso fermarmi. Milano! Se! Come un concerto in piena estate e il mondo che aspetta. Come una luce che si accende e Milano mi guarda in ogni istante. C'è una storia, il timore, l'amore, la fine di una vita, il principio di altre mille voci, un coro che spaccano il cielo e cambieremo. Stadio c'è la musica tutta la notte, per sole bere, di cuore occorre un confine, di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio saranno 10.000 gallerie, come qua, dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio basta stagliarsi il mare. Ho promesso a me stesso, non penserò più a te. No, forse mai più. Ho promesso all'universo che si parlerà di me per le strade. Come un profeta ciò in cui crede. Ti amo. Cercavi uno spazio, una piazza, un'arena. Che spacca al cielo e cambierà il mondo, ma cambierà davvero. In ogni stadio c'è la musica tutta la notte, persone vere, di cuore occorre al confine di un solo universo d'amore, d'amore. Lo stadio. E con questa voglio ringraziare tutti gli artisti che hanno reso questa giornata incredibile possibile, questa orchestra meravigliosa. Grazie maestro. Milano che è atteso sotto la pioggia, uno per uno, il Duomo, la Madonnina, grazie. Lo stadio Milano, grazie! Che meraviglia!
venite qua voi. Luca e Paolo, fatelo fare a me, ragazzi, visto che anche voi avete fatto un lavoro. Grazie, grazie Tiziano, grazie. Mamma mia. Mi hai fatto ascoltare Destinazione Mare, che è il nuovo singolo che non è contenuto nel tuo ultimo album Il Mondo è Nostro, e se non sbaglio è una produzione abbastanza importante. All'ultimo, sì, all'ultimo minuto. Ormai le canzoni si scrivono e si pubblicano, e questa è la cosa bella di, del digitale, no? Cioè, prendi, scrivi. Stanno facendo delle coppie. Se non canti l'ultima, noi non ce l'andiamo, peccato che l'ultima non c'è, e quindi noi possiamo stare qua tutta la notte. Peccato che l'ultima era quella. L'ultima di era quella. L'ultima era l'ultima. Però diciamo, stiamo qua, stiamo qua. Stiamo qua. Il stiamo 7 qua. Giugno partirà da Legnano Sabbiadoro il tuo tour negli stadi. Tizen. Esatto. Tizen 2023, un grande ritorno al live dopo ben 6 anni. Non ci stanno ascoltando proprio, ve lo dico. Però mi sembra che stasera hai già dato un assaggio. Però loro vorrebbero di più. Possiamo fare una cosa velocissima. Solo che pensava quanto è inutile farneticare, credere di stare bene quando inverno è te. Togli le tue mani calde. Mi ricordi che vivo in tante cose. Ragazzi. Tiziano Ferro! Grazie. Ciao Tiziano! E adesso la prima brutta notizia, è finita. È finito, però chiamiamo sul palco due giovani donzelle che entreranno dal centro, da dove sì. Entrano le grandi protagoniste. Se Manola ce la fa, sì. Sì. Manola Moslei e Daniela Cappelletti! Grazie per i giovani! Grazie per le donzelle. Applauso a loro, a tutti gli speaker di Radio Italia Solo Musica Italiana. Com'è andata? Ciao ragazzi, bene. Che bello. Vi rubo solo un secondo perché volevo fare gli auguri a Matteo e a Roberto che ci stanno seguendo per il loro grande giorno che è domani. Quindi auguri ragazzi, auguri di cuore. Auguri Matteo e Roberto. Hai ragione, però no. Tu sei già sposata, niente. Non avevo la fascia. Meravigliosa orchestra. Grazie Bruno Santori. Grazie. Radio Italia Grazie Live Orchestra. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti voi, è stata una serata bellissima, ma per chi vuole ci rivediamo il 30 giugno a Palermo, esatto. Che è un attimo, no? Sì, un mesetto, siamo là. È un attimo. Sì. Grazie allora, per aver sfidato la pioggia e per essere rimasti, siete stati veramente meravigliosi. Ciao buonanotte, a tutti, un abbraccio. Buonanotte a Piazza Duomo, buonanotte. Ciao Milano, grazie. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. L'errore più cattivo che ho commesso nella vita, amore, tu sei fragore, palla e champagne, fragore sotto la luna, stanotte un altro dia. Amore, cari palazzini a fuoco, la tua voce riconosco. Sono ancora qui, come fa? Con il cuore in mano, all'ultimo piano, in questa stupida suite. Destinazione mare.